castagnata cornetese, diciamo così, inusuale, visto la temperatura, visto la giornata, visto che alla fine chi sta lavorando lavora in pantaloncini corti e maglietta. Sono con Nadia Oria, la presidente del Proloco di Cornier, un evento che comunque è riuscito a pieno perché tanta gente in piazza, diciamo che nonostante appunto non sia proprio il periodo a livello temporale ideale, però è riuscita bene. Sì, quest'anno abbiamo avuto qualche dubbio se fare il vin brulé o il mojito perché le temperature sono molto alte, ma nonostante ciò è arrivata un sacco di gente sia per le castagne che appunto per il vin brulé, frittelle che sono cose tipiche autunnali, di autunno quest'anno ce n'è poco. I castagnari effettivamente sono in pantaloncini corti vicino al fuoco, hanno molto caldo, però siamo molto soddisfatti, è stata una bella giornata, c'è l'Accademia dei Concordi di Cornier che sta allietando con la sua musica, ci sono come sempre i pittori sotto l'alea che da anni ormai ci accompagnano in questo evento, e quest'anno c'era anche l'evento Io non rischio della protezione civile, quindi diciamo che abbiamo riempito bene la piazza. Inoltre c'era l'hobby sport per i più piccolini con le mini moto che si sono divertiti, e quindi divertimento per grandi e piccini. Diciamo che ancora una volta è la conferma che quando le associazioni della città, quindi Cornier, si unisce le forze, alla fine i risultati sono positivi. Sì, assolutamente. Noi da anni collaboriamo, praticamente tutti i nostri eventi siamo in collaborazione, perché se si pensa al torneo di maggio in collaborazione con tutti i borghi, la passeggiata che è stata fatta da poco, la castagnata con tutte le associazioni, diciamo che da anni abbiamo proprio capito questo, che l'unione farà forza, e quindi andiamo avanti così. Anche se sembra di essere agosto, ma siamo a ottobre, quindi ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2023. Nadia, con te anche, possiamo già iniziare a tracciare un primo bilancio di quest'anno per la Proloco? È stato positivo? Quante cose belle siete riusciti a fare? Allora, è stato molto positivo. Siamo ripartiti col torneo di maggio appunto, e poi c'è stata la candelata, la passeggiata, la castagnata adesso, finiremo ancora con delle collaborazioni appunto per Natale, è stato molto positivo. Questo è il nostro ultimo anno del direttivo attuale, e quindi vedere che comunque qualcuno si è avvicinato è bello, perché abbiamo l'impressione che possa andare avanti, quindi siamo molto felici. Nella giornata che ha caratterizzato la castagnata quarnietese, anche un momento importante dedicato alla protezione civile. Siamo con Lara Calanni Pineri, che è l'assessore di competenza protezione civile. Allora, Lara, con te è appunto un momento che porta all'attenzione un gruppo di volontari che è fondamentale non solo per Cornier, ma per l'intero territorio canavesano, per non dire piemontese. Sì, noi oggi ci dedichiamo a incontrare le persone, i cittadini. Si è abituati a vedere i volontari della protezione civile intervenire nel momento dell'emergenza. In realtà noi ci siamo anche per dare delle informazioni e aiutare il cittadino a imparare delle pratiche di protezione civile. Quindi delle buone prassi che raccontiamo, le raccontiamo ai bambini, le raccontiamo agli adulti, per evitare di mettersi in pericolo quando effettivamente l'emergenza si manifesta.
È anche vero che, come hai giustamente sottolineato, si parla ai bambini, perché bisogna gettare un seme per raccogliere anche in futuro qualcosa di importante e coinvolgere i giovani, perché diciamo che anche un ricambio generazionale, un'associazione come quella della Protezione Civile è fondamentale. Serve assolutamente, infatti noi accogliamo assolutamente chiunque voglia venire a iscriversi al nostro gruppo comunale di volontariato, ma ci piace molto anche rivolgersi ai bambini, quindi entrare nelle scuole, parlare con loro, accoglierli qua in questa piazza fisica. Abbiamo anche la piazza digitale, quindi una pagina social di Io non rischio Cuornier, per raccontare appunto queste buone prassi, che poi non sono nient'altro che buon senso applicato alle varie emergenze che si possono realizzare. Chiediamo ai cittadini di aiutarci a non aiutarli e quindi di partecipare alla propria sicurezza. Alla fine possiamo tracciare un bilancio di questa giornata? La risposta è stata positiva? Sì, io devo dire di sì, abbiamo avuto comunque un buon riscontro, ancora adesso c'è parecchia gente, è la nostra prima piazza e quindi siamo soddisfatti, i volontari sono stati presenti e partecipativi, abbiamo avuto anche il supporto da parte della regione, quindi io direi assolutamente siamo soddisfatti e ripeteremo sicuramente l'anno prossimo questo evento per la fine della settimana della Protezione Civile.